Radio Esmeralda presenta Zona Stadio, il calcio in diretta. Prodi Sport, il calcio dai piedi in su. Sì, Samuele, calcio di punizione in questo momento, Barzotti fuori di un niente, dunque sempre 1-0 qua, sempre 1-1 invece tra Azzurra e Ostravetre, mentre prima il nostro Samuele Dominici ci ha detto di tutti gli altri risultati cambiati, non sono stati pochi dagli altri campi, però ovviamente tanta attenzione a questo ping pong di linea tra Filottrano e Colbordolo e Gallo di Petrano, comunque tra per queste due partite. Adesso c'è un intervento duro al centrocampo di Costarelli su Canapini, intanto non ci, vi diciamo subito che non ci sono stati cambi momentaneamente, più tre sull'Ostravetere, ancora ferma sull'1-1 contro l'Azzurra. Gallo col Bordolo, non sta piovendo, questa è già una notizia visto quello che ci viene detto dalla provincia di Pesaro. Qua Filottrano invece ha smesso di piovere, il campo tra l'altro è molto bello, in ottime condizioni, quindi sempre 1-0 lì nello studio, ci sentiamo dopo. Biondi, no, vai. Grazie Samuele, 33esimo minuto di gioco in corso, ma proprio pochi istanti fa la Real Metauro ha fallito clamorosamente la palla del 2-0 con Canapini tutto solo davanti ad Andrada, una conclusione debolissima centrale che Andrada ha parato senza neanche bisogno di tuffarsi, poi sul successivo tentativo di pallonetto di Canapini è stata brava la difesa del filottranese a ostacolare Vega e a scampare il pericolo. Intanto c'è ancora una palla dentro per Capotondi che scivola dentro l'area, Alessandro Capotondi. Davide, si poteva decisamente far meglio lì. Purtroppo sì, questo è stato un nostro difetto che ci portiamo dall'inizio del campionato. Quando è ora magari di chiudere la partita e ci capita la palla giusta, non la sfruttiamo mai. E purtroppo è capitata anche oggi sui piedi di Canapini. Non siamo riusciti a sfruttarla, va bene così. Cioè, purtroppo ci sarà da soffrire anche oggi fino alla fine. Dobbiamo solo rimanere concentrati e non perdere la testa. Azzurra! L'Azzurra gol! L'Azzurra! L'Azzurra! Sì, ti lascio immaginare, l'abbiamo già comunicato, ti lascio immaginare qua che cosa è successo dalla panchina alla tribuna, lo stesso Davide che è qua con me, anche noi comunque sia, da buoni fanesi, dobbiamo ammetterlo, non ci vogliono i nemici di Filottrano di Ostravetere. Davide, c'è poco da dire, che notizia? C'è poco da dire, una grandissima notizia, ce ne siamo accorti anche da quello stadio, veramente sono saliti tutti in piedi a dimostrare anche che il pubblico era tutto per noi. È una grande gioia e adesso aspettiamo solo la fine. Naturalmente aspettiamo la fine perché qua siamo ancora sul 1-0 per la Real Metauro, ma sta attaccando la Filottranese, un eventuale pareggio andrebbe a vanificare praticamente tutto, quindi adesso seguiamo questa fuga di Giampaoli sull'audi destra in contropiede, pallone recuperato da Patalano, tutto in avanti adesso la Filottranese, il tocco è per il numero 3 Costarelli, Costarelli che va a lanciare, il pallone viene allontanato, intanto siamo entrati, siamo già a 30 secondi oltre il 90esimo, non abbiamo visto neanche la segnalazione del recupero, c'è una possibilità di contropiede adesso con la fuga di Menconi che è appena entrato in campo, è entrato al posto di Vega, quindi senza punte di ruolo possiamo dire in questo momento la Real Metauro, azione di contropiede che però è svanita. Siamo al 46esimo, ovviamente terremo la linea fino alla fine di questa partita veramente incredibile, di questa giornata, di questo campionato pazzesco. Granoliers, Barzotti che spazza via, ormai si gioca soltanto ad aspettare il fischio finale dell'arbitro. Attenzione perché in questo momento è finita la partita di Filottrano, bisogna aspettare il finale di Gallo con Bordol, bisogna aspettare il finale della partita tra Azzurro e Stravetere, direi di cedere la linea, là c'è un leggero ritardo di 5 minuti, quindi linea adesso a Gallo di Petrano, c'è in linea il nostro collega, voi la linea?
43esimo lì, eh! Lì è il 43esimo! Aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! Benissimo, benissimo, così nel caso ci interromperai. Allora ripetiamo innanzitutto per dover di cronaca: Filo Trenese 0, Real Metauro 1, e questo è il risultato da tenere a tutti i costi anche in caso di vittoria dello Stravieter, era da farlo. 1-0 gol di Barzotti dopo 40 secondi, lì sentiamo c'è un minuto più recupero, 5 minuti di recupero dunque. Permesso, benissimo, l'abbiamo comunicato anche a tutti i giocatori che sono già tutti a torso nudo pronti per festeggiare, però 5 minuti di recupero. Un commento con Davide Bernabucci. Davide, adesso bisogna soltanto incrociare le dita e poi festeggiare. Sì, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, c'è solo da aspettare e incrociare le dita come hai detto te. Noi abbiamo in linea, ovviamente lo ricordiamo ai nostri ascoltatori e lo diciamo anche a tutti coloro che sono qua intorno a noi, abbiamo in linea il collegamento con Gallo Di Petriano. Azzurra 2, Ostravetere 1 è il risultato parziale, non vi diciamo il tabellino perché ovviamente qua non abbiamo sentito assolutamente nulla, soltanto il risultato. 5 minuti più recupero, adesso ne mancheranno 4. Chiedo anche qua con me naturalmente Silvano Luca Grossi, tutta la dirigenza della Real Metauro, tutti pronti per festeggiare. In questo momento la Filotranese è già tutta negli spogliatoi, condannata a giocarsi i play-out, mentre tutta la Real Metauro era completo nel cerchio di centrocampo ad aspettare nostre notizie. Anche una scena bellissima. Davide, come lo stai vivendo? Ti stai mangiando le unghie? Sì, vorrei essere lì in mezzo con loro. Aspetto solo la fine, veramente non so cosa dire, non ho mai provato questa gioia. Niente, incrocio le dita. Guarda, facciamo una cosa, Davide è stato gentilissimo, ha fatto tutta la partita con noi e c'è anche pochissimo da dire. Eccomi, dimmi Samuele. Bravo, 30 secondi manca. 30 secondi. Sì, Samuele, abbiamo sentito, abbiamo comunicato, qua la festa è cominciata già da un paio di minuti, tutti i giocatori in festa al centro del campo con tutti i tifosi in tribuna, tutti tanti, oltre 100 arrivati da Lucrezia e Calcinelle, comunque dal nostro territorio. Dunque la Real Metauro sarà una protagonista del prossimo campionato d'eccellenza, ha vinto il campionato con 4 punti di vantaggio sullo Stravetere, quindi con una giornata di anticipo, sbancando Filotrano 1-0 grazie al gol di Barzotti. Io lascio a te il compito e l'onore di concludere questa giornata calcistica con gli aggiornamenti della classifica, perché qua, come puoi immaginare, non ci sono i presupposti per poter continuare in maniera, diciamo, abbastanza professionale. Tra un po' probabilmente arriverà anche un gavettone, quindi forse è meglio smontare l'apparecchiatura e continuare. Complimenti ovviamente alla Real Metauro.